Guattai a tutti ciurma e benvenuti a Giocherini in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vi dovete riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ebbene signore e signori, quest'oggi ci ritroviamo di fronte al momento della verità, tra virgolette. Nel senso che è arrivato il momento per me ragazzi di mettermi a cercare seriamente gli ultimi tre tasti che mi mancano. E in merito a questo io volevo ringraziare veramente di cuore tutti quelli che in commento sotto lo scorso episodio hanno cercato comunque di darmi una mano e di darmi indicazioni per quanto riguarda appunto la posizione dei tasti mancanti. Ringrazio anche chi non l'ha fatto magari sotto in commento lo scorso episodio, ma magari l'ha fatto in live da me. In qualsiasi modo ragazzi voi lo abbiate fatto, in qualsiasi modo voi abbiate impiegato il vostro tempo per cercare di darmi una mano, ve ne sono veramente grata e vi mando un bacione. Quindi, allora, la ricerca dei tasti, per quanto voi mi abbiate dato dei suggerimenti, potrebbe non essere proprio immediata per la sottoscritta, ragazzi, perché sapete benissimo che ho un senso dell'orientamento che fa veramente pena. E quindi, per esempio, uno dei tasti so che è al castello di Dulcinea. Il punto per me sarà tornare fino al castello di Dulcinea, però per fortuna mi è stato ricordato che posso utilizzare, appunto, ragazzi, Plutone per poter viaggiare velocemente fra un mondo e l'altro. In ogni caso io mi sono riteletrasportata qui perché comunque la zona dove sono stata ragazzi la scorsa volta appunto era completamente opzionale, per cui non era una cosa così fondamentale. Fatto sta che allora la lettera C dovrebbe essere in cima a una scala che va verso il cielo. Il punto adesso per me è trovarla quella scala, perché non è così immediato, ma forse sono sulla strada giusta, non vorrei dire, probabilmente è proprio di qua ragazzi. Incrociamo le dita, speriamo bene. Se ho seguito per bene le vostre indicazioni, la lettera C dovrebbe essere qua sopra e quindi saremmo già a meno 2. Dimmi che qua... Oh, eccolo qua ragazzi! Dai, siamo già a meno 2 signore e signori. Per fortuna già uno dei tre tasti è stato trovato. Guardiamo nello squarcio, anche se ho un pochettino di paura a riguardo. A me ste cose ragazzi scioccano non poco, se ve la devo dire tutta. Allora comunque cerchiamo adesso ragazzi ovviamente di tornare alla stazione di Plutone, perché il secondo tasto si trova nella galleria d'arte nel castello di Dulcinea. Tra l'altro a quanto pare ci sono passata pure vicina quando sono stata lì e non l'ho visto praticamente, cioè l'ho bellamente ignorato. E quindi già questa ragazzi è una cosa che mi dovrebbe fare incacchiare non poco. Per cui allora ritorniamo da Plutone e vediamo. Solo che adesso non mi ricordo qual è il mondo preciso per arrivare nel castello di Dulcinea. Adesso ragazzi faccio qualche tentativo e vediamo. E il terzo tasto si trova vicino al resort estremo, si chiamava così, non mi ricordo. Allora ragazzi, io amo Dulcinea così tanto che ho comprato un biglietto per il prestigioso evento di Dulcinea in cerca d'amore. Non sono riuscito a ottenere il super raro e praticamente introvabile biglietto per la prima fila. Il mio venditore, uomo di chiara fama, mi ha assicurato che con questo biglietto avrò comunque un posto prestigioso. Mi ha anche assicurato che l'evento inizierà a breve, quindi sono moltissime ore che attendo qui in fila. Va bene, chissà se dovremmo dirglielo. Vabbè, ma a noi non ce ne frega un cazzo fondamentalmente di questo. Vabbè, sarò condotto da Dulcinea in persona. Sono il più grande fan di Dulcinea. Ammirate che cosa? Cosa significa? È scomparsa. No, la mia cosa più preziosa. Non posso partecipare all'evento dei miei sogni senza. Ma di che stai a parlare? Voi quattro, perché se ne... La mia cosa preziosa è riportarmela. Capirete quando la vedrete. Sì, sì, guarda. Ma questa è l'androide che hanno creato quelle tre imbecilli? Quella scema? Fatto sta, ragazzi, allora, che ridendo e scherzando, senza manco farla apposta, sono riuscita, senza troppa fatica, a
trovare il castello di Dulcinea. E credo che già questo sia, questa ragazzi, sia un evento più incredibile che raro, direi, per la sottoscritta. Quindi vediamo di fiondarci immediatamente all'interno del castello, ragazzi, e di andare a ritrovare la sala della galleria d'arte, che se non mi ricordo male era nell'ala ovest, forse, del castello. Non lo so, lo scopriremo solo vivendo, ragazzi. Per cui vediamo un po'. È questo, dimmi che è questo, dimmi che è questo, dimmi che è questo, dimmi che è questo. Oddio, è qua, ragazzi, è qua, è qua, è qua. Sì! E vai! Mamma mia, ragazzi, sono troppo felice. Cioè, perché, allora, sono arrivata fino a qua. Cioè, ho scelto la destinazione di Plutone con un pochettino di perplessità, perché mi sono detta, ma era qua? Però ho detto, vabbè, proviamo. E guardiamo adesso, purtroppo. Nello squarcio, ma è lo squarcio che ha guardato noi praticamente. Per cui, senza perdere più tempo, adesso devo, ragazzi, essere fortunata a ritrovare la stazione di Plutone senza perdere 3 anni, ovviamente. Visto che c'ero, ragazzi, comunque ho salvato la partita, perché ovviamente non si sa mai. Per cui adesso devo vedere di riuscire ad uscire da questo posto, ovviamente. Quindi torniamo indietro verso la stazione di Plutone. Non dovrebbe essere troppo complicato ritrovarla, perché basta fare a ritroso la strada. Infatti eccola qua. Quindi adesso, ragazzi, non ci manca che il resort estremo. Ok, il resort estremo, ragazzi, è per forza nel pozzo profondo, insomma, su questo non ho tanti dubbi. L'importante poi è riuscire a trovarlo. Meno male, ragazzi, che hanno pensato a Plutone per muoversi fra i vari mondi, perché sennò sarebbe stato un gran problema. Per cui sì, torniamo al resort estremo e dovrebbe esserci un accesso da una piscina proprio al di fuori del resort estremo. Vediamo un po' se è di qua, dovrebbe essere di qua sulla destra. Ah, ci sono anche i passetti. Ma queste improntine rosse, cioè, stanno ad indicare veramente la posizione dei tasti. Non vorrei dire, perché il tasto dovrebbe essere qua dentro. Infatti, vedete, io la volta che ci sono passata non ci sono entrata, perché diceva sembra che la piscina sia infestata, ci vuoi entrare? E io mi sono cagata sotto, ho detto di no. E ovviamente mi sono persa il tasto. Infestata, e c'è questa musichetta. Eccolo! Festa fantasma. Allora, guardate, io vorrei veramente tanto restare, ma sinceramente di cose opzionali attualmente non ci interessa proprio niente. Io voglio solo il mio tasto. Voglio il mio ultimo tasto, ragazzi. Questa è una cosa meravigliosa. Abbiamo trovato anche l'ultimo tasto che ci serviva. Ce l'abbiamo, ragazzi. Guardiamo nello squarcio, mancano 0 tasti. E questo è un momento epico, direi. Ma fa tutto da solo? Welcome to Black Space. Come avevo giusto interpretato la volta scorsa. Ce l'abbiamo. Quindi fa tutto da sé. Ok. Pensavo di dover andare io in qualche posto, invece ci porta direttamente qua. Ma questo non era un posto tipo tutto fatato nel bosco l'ultima volta l'abbiamo visto? Oh mio Dio, non era tipo la casa di Basil? Dio. Questa era la casa di Basil nel mondo dei sogni. Ci sono anche le piante. Perché ricordiamoci, ragazzi, che inizio game a un certo punto Basil è scomparso. Ed è arrivato un punto che loro hanno continuato a cercarlo, ma poi hanno... Ah no, quindi ci devo tornare. Entriamo, guardiamo nello squarcio, anche se sinceramente, come sempre... Oddio, oddio, ma che minchia di posto è? Sono da solo? C'è
c'è una corda per impiccare qualcuno appesa a quell'albero, lui la vuole abbattere. Perché? Stai lontano, non sei mio figlio. Perché? Perché non cadi? Niente, continua a ripetere la stessa cosa, ragazzi. Oddio, ma che devo fare? Devo uscire? Perché qua non succede, sembra non succedere altro. Non sei mio figlio, what the fuck? Ok, molto enigmatica pure questa situazione, sicuramente. Poi parla di figlio in questo caso. Quindi adesso, ragazzi, per quanto mi faccia un po' paura dirlo, è arrivato il momento di tornare al centro della foresta. Ovviamente riutilizziamo il caro vecchio Plutone. Perfetto. Ragazzi, stavo dicendo, l'abbiamo fatta, siamo tornati alla Gran Foresta e qui ci aspetta l'ombra di Basil. Ovviamente ci indica dove andare, quindi dobbiamo tornare esattamente... Oddio, le piante sono tutte marce. Questi sono dei girasoli, si chiamano così perché si girano sempre verso il sole. Io voglio essere come loro, una persona che vede sempre il lato positivo delle cose. Fosse facile, non è sempre semplice purtroppo. Questi sono fiori di mughetto, si dice che respingano gli spiriti malvagi e ispirino a vedere un futuro gioioso. Deve essere per questo che mi ricordano Mari. Con lei intorno mi sento sempre ottimista. Ovviamente ci obbligano. Esistono rose di tanti colori diversi, ognuno dei quali ha il suo significato. Quelle rose rappresentano l'ammirazione, quelle arancioni la passione, quelle gialle l'amicizia e così via. Hiro non mi fa pensare a un tipo specifico di rosa. Penso che Hiro sia come l'idea stessa di rosa, perché è versatile e amato da tutti. Ok, è un fiore per ognuno di noi? Questo fiore si chiama gladiolo o gladiolo. Il suo nome deriva dal latino, significa spada. Come è facile immaginare, rappresenta un animo forte. Una persona sincera, dalla salda tempra morale, pronta a combattere per ciò in cui crede. Il gladiolo mi fa pensare ad Aubrey, perché non scende mai a compromessi. Questo, regà, è fino a casa sua così, eh. I cactus sono piante molto resistenti, possono sopravvivere in condizioni estreme senza cure particolari. Insomma, sto dicendo che persino tu riusciresti a prenderti cura di un cactus, Kel. E per umori? E questi? Questi sono tulipani bianchi. I tulipani non sono fiori vistosi, non sono né troppo grandi né troppo piccoli, non hanno forme ricercate o elaborate. Per farla semplice, ecco, mi mettono a mio agio, un fiore semplice, modesto e immacolato, proprio come Robin. Ho usato il nome reale. Raga, io comincio a preoccuparmi perché significa che ci stiamo avvicinando sempre di più a questa famosa, brutta, triste verità. E sono non poco preoccupata, vi dirò sinceramente. La nebbia, la voce aveva parlato di nebbia, perché ci stiamo avvicinando sempre di più. Mamma mia, è lunga la strada. Possibile che sia così? Oddio, gli alberi sono morti, sempre di più, sempre di più. Ok, particolarissima pure sta cosa. E le orme ci portano fino a qua, al centro della foresta. È arrivato il momento forse, ragazzi? Un bel respiro e andiamo. Già queste mani, quest'acqua rossa. Oh, Mori, ho paura. Torniamo indietro. Vorrei poter tornare indietro, Aubrey, ma è troppo tardi. Non possiamo tirarci sempre indietro.
È molto profondo. Vuoi tuffarti? Aspetta un attimo, fammi vedere delle piccole piante. Sembrano un po' tristi. No, a me sembrano proprio morte. Altro che tristi. Ok, non c'è altro da analizzare. È arrivato il momento, ragazzi, di tuffarsi. Sembra tipo, cioè, tuffarsi nelle profondità di se stesso, sempre più in fondo, sempre più in fondo. Cosa che ha sempre evitato di fare fino ad ora, però giustamente la voce gli ha detto, se vuoi andare avanti, non puoi tirarti più indietro. Questo mare, oh, che cos'è? Un lago? Un mare, lago, non lo so. Sì, sembra più un lago che il mare. E siamo da soli, ragazzi, attenzione. Ma questo posto così in bianco e nero, tutto, mamma mia. Fa spavento, ragazzi. Diciamoci la sincera verità, fa spavento. Stiamo salendo. Molto metaforico anche questo, cioè metaforico, più chiaro di così non potrebbe essere. Ovviamente ha dovuto tuffarsi nelle profondità di se stesso, dove sa che in effetti Mari è morta. Una cosa che però non ha mai voluto affrontare davvero e che quindi ha sempre lasciato sepolta dentro di sé, nella parte più profonda di sé. E adesso è qua, di fronte alla realtà dei fatti, il fatto che purtroppo Mari non ci sia più. Perché rovinare un momento così? Che poi che momento, però, cioè renderlo così terrificante. Una porta nera proietta un'ombra scura. Apri. Ecco. I tasti si sono tramutati in chiavi. Ma che minchia succede? Oddio. Questo non è più il mondo bianco come era all'inizio. Posso salvare? Ovviamente sì, mi conviene. Ok, è arrivato il momento allora di aprirle. Queste porte si possono aprire? E una volta aperta. Ma che cavolo? Raga, ho i brividi. Mi potete credere o no, ma ho i brividi. Queste stanze sono piene di cose rotte. Ma qui almeno posso vedere chi sei davvero. Il mondo che hai creato sopra di questo
esiste per proteggere questo luogo o per nasconderlo? Quale che fosse la tua intenzione, ormai è diventato più potente di te. Continua ad essere l'ombra di Basil, ragazzi. Ma che diavolo... Ma che cavolo è? Fa tanto male, fa tanto male, fa tanto male. Ma è una balena! Che è Humphrey? Oddio, ma che cazzo è? Oddio, regà. Ma dicono tutti la stessa cosa. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che è sto coso? No, regà. Oddio, è terrificante. E questi? E questo? No, regà, ma dai. Ma è disturbantissimo. Ma che cazzo è? Mi sono impantanata in sto coso. Oddio, regà. No, è tutto... Ma che cavolo? Ma continuano ad esserci cose orribili. Ma proviamo a seguire le orme, visto che ci sono. Scusate, perché adesso mi sono fatto un giro panoramico proprio meraviglioso. La chiave. E adesso? Cioè, devo continuare a trovare chiavi, praticamente. Questo significa... Come faccio a uscire di nuovo? Io penso che sto posto sia una delle cose più disturbanti che abbia mai visto, eh. Oddio, regà. Oh mio Dio. Aspettate, allora, mi ha toccato la mano e sono tornata qui, ma adesso vale come... Come è fatta quella porta? Non lo so, io ne ho aperta una a caso, tra l'altro. Minchia, ma le devo fare tutte? Devo entrare in tutte? Oddio, raga, sembrano tutte versioni disturbanti delle cose che abbiamo visto nei mondi in cui siamo stati. L'origine di tutto è persa in questo caos. Devi ritrovare a ogni costo la verità che hai nascosto. Devi farcela per entrambi. Per entrambi. Proviamo a farci toccare di nuovo. Anche perché, raga, non vedo altre porte. Cioè, non vedo altre uscite, comunque. Ah, vedete? La porta che era qua mo è scomparsa. Quindi sarà scomparsa anche l'altra che era di qua. Probabilmente. Ok, cerchiamo di andare in ordine, perché sennò... Mi confondo tantissimo, ragazzi. Mamma mia, quante strade ci stanno, fermi. Meglio seguire per bene le orme, perché non mi vorrei perdere qua intorno, sinceramente. Passiamo qua in mezzo. Minchia, è lunga, la strada. Ah, è particolare, ragazzi, che ogni... Oddio, che ogni porta l'abbiano pensata... a modo suo, eh. Ok, facciamoci ritoccare da una mano. Strano che qui coso non abbia parlato. E l'altra porta è sparita, va bene. Ne continuiamo di qua. Sono tante, eh. Mamma mia, quanto in fondo era nascosta sta verità. Tanto in fondo, l'abbiamo detto. Oh mio Dio. Questa è la città, suppongo. Anche se... Di per sé è strana. Eccolo. Quando hai nascosto la verità, hai sigillato una parte di me con essa. Lui ha atteso tutto questo tempo che qualcuno lo salvasse. Quel giorno, quando sei diventato nulla, io mi sono diviso in due. Chi tra noi due avrà sofferto di più? Non si può quantificare la sofferenza, poi ognuno ovviamente la vive a modo suo, ragazzi. Ok, manina, vieni qua. Una parte di me si è divisa in due. What the fuck? Allora, niente altre porte qua. Continuerò a fare il giro orario, ragazzi, in senso orario, così non mi incasino. Che qua non mi fa manco correre, ragazzi. E di orme non ne vedo. Comunque anche... Bugiardo. Perché bugiardo? Tutto così.
così disturbante. Ragazzi, io sto cercando un attimino di sdrammatizzare, ma non sto molto bene. Bugiardo, bugiardo, bugiardo. Perché sti disegni, ste robe sono tutte troppo disturbanti, ragazzi. Bugiardo, 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 ancora. Ok, si sta frammentando sempre di più. Immagino che la direzione sia giusta, almeno mi auguro. Ok. Robin, ti voglio bene. E perché mi segui? Perché mi dici che mi vuoi bene? Cosa sei? Non so cosa sei. Robin, ti voglio bene. Ancora. Voglio andare via da qua. Voglio andare via, voglio uscire. Manina, vieni qua. Qua è uscito anche il computer, tra l'altro. Soltanto disturbi il tuo album da disegno. Vuoi sfogliarlo? Sarà cambiato? Oddio. Ok, è terrificantissimo come al solito, lo posso dire? Che c'è? Ok, andiamo. Prossima porta, quindi una chiave per ogni nuova porta. Va bene. Che c'entra il gatto nero? Miao è stato molto molto cattivo. Hai trovato una chiave. Perché è stato cattivo? Che gli dovete fare? Non capisce cosa sta suggerendo. Vuoi sezione? No! Ma state scherzando? Meno male che ho letto bene, ragazzi, perché stavo leggendo vuoi selezionare. Stavo per premere su sì. Ma che cazzo vuol dire sta cosa? Fatemi andare via. No, io non lo seziono, per andarmene. Cioè, mi devono costringere a farlo. Ma che cavolo? No, ragazzi, no, non lo voglio fare. Ma perché mi dovete costringere? Vuole andare via. No, regà, non me lo fate fa, vi prego. No, 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 no. Non me lo fate fare, vi prego. No, regà, dai, ma è terribile. No, vi prego, no. Perché mi hanno dovuto fare questa cosa? E comunque non posso uscire. Ma siete bastardi. Ma perché? Perché? Se cerchi una via d'uscita ce n'è sempre una. Però. Però. Però che? Ho fatto quello che mi avete costretto a fare. Cazzarola, fatemi uscire. Ah, ecco. Ma Cristo, se lo potevo fare da prima, magari mi risparmiavo di fare sta cosa. Io sono senza parole, ragazzi. Veramente senza parole. E ci sarà ancora un miliardo di porte. Quante porte ci stanno, Cristo santo? Cos'è sta roba? Fiori. Ah, è la corona di fiori di Basil. Oddio, ste mani. Non posso andare di sotto. Non posso andare di sopra. Posso continuare solo di qua. Perché? Basil, Basil! Oh mio Dio. Oh Mori, sei tornato per me. La mia corona di fiori, sono felice che tu l'abbia trovata. Usciamo di qui, ti seguo. What? Regà, non è normale sta roba.
Coltivare angurie qui è stato divertente, ma mi mancano i fiori di casa mia. Come stanno? Ti sei preso cura di loro mentre ero via? Sono diventati tutti marci, Basil. Non so se mi potrei perdonare. Le angurie sono davvero buone, le mangiavamo a fette ogni volta che andavamo al mare. Ricordo benissimo che ho il volto coperto di semi. Non c'è nulla di meglio che trascorrere le vacanze estive con gli amici, vero? Io... Che c'è? Oh mio Dio. Cioè, io un'altra chiave non l'ho trovata però, eh. Non mi dica che devo schiacciare tutte le angurie che trovo. A parte che è diventato tutto il mondo nero qua intorno. Ed è tutto, regà, assurdo comunque. Lasciate... Non ci camminare sopra! Ma che minchia è successo? Io non ho schiacciato lui! No, vabbè, raga. Non mi fate... Cioè, io non so cosa minchia dire, veramente! Cioè, stanno succedendo continuamente cose completamente inaspettate. Cioè, continuano ad esserci miliardi di porte qua intorno. Io non ce la faccio a sopportare tutto questo, eh. Cioè, psicologicamente è devastante, Dio santo. I nostri amici hanno sofferto a causa nostra. Possiamo ancora chiamarli così? Per quanto lo vorrei, le cose non torneranno più come prima. Ma allora, perché una parte di me continua a sperarlo? Forse c'è ancora una speranza per noi, Robin. Una speranza. Oddio. Certe cose... Ma sono fotografie? Certe cose... Non si smette mai di sperarle, ovviamente. Ma che devo fare? Devo attivare tutte? Poi, vediamo un po'. Che altro c'è? Mica è lunga sta spiaggia, mamma mia. Mi perderò sicuramente qualche fotografia, ragazzi, se continua ad essere così enorme sto posto, porca vacca. Non le troverò mai tutte, cioè ce le posso mettere in eternità, raga. Di qua sono tornata indietro perché quella già l'avevo selezionata, ma... Mamma mia, cioè... Raga, sti pezzi sono devastanti, lasciatemelo dire, perché... Cioè, è un continuo... È una continua pressione psicologica, è una cosa... Pazzesca. Spero di riuscire a beccarle tutte, ma... Comunque sto posto è limitato per quanto sembri tanto grande. Ok, vedete? Pure qua le ho già selezionate. Ah, qua sono tornata completamente indietro. Cioè, ho rifatto il giro praticamente. Che me sono persa, porca vacca. Raga, qua c'è da uscire matti, veramente. Cioè, qua mettono veramente a dura prova la mente di una persona, perché... Cioè, non capisci... Oddio. Ah, posso andare pure in acqua. Ciaone. Ciaone proprio allora. Ah, eccola la chiave, cacchio. Almeno l'ho trovata. Basta solo farsi toccare da una delle manine. E torniamo indietro. Questo era il primo posto non troppo disturbante. Adesso c'è una porta illuminata di rosso. Che significa? Che non le devo vedere tutte le porte? C'è una sorpresa speciale in questa qui? Caramba, che sorpresa! Basil è qui? Questo sembra malinconico. Più che... Perché gli altri sono stati, regà, disturbanti. Una dura bistecca congelata. No, che non me la mangio. Se non mi voglio sentire male. È congelata, come faccio a mangiarla, tra l'altro? Che minchia vuol dire? Cioè, regà, questo ovviamente è tutto strasimbolico, eh? E il fatto che mi abbia messo qua un cestino da picnic vuol dire qualcosa? Non so, ragazzi, io non so se andare avanti adesso, sinceramente. Oddio.
Allora, ragazzi, io direi che probabilmente questo è un punto cruciale per continuare la storia, ovviamente, perché se no non avrebbero illuminato la porta di rosso e non avrebbero messo la chiave qui e il cestino da picnic qui, semmai. Quindi, allora, onde evitare poi di ritrovarmi a fare un video troppo lungo perché magari non potrò interrompere il gioco, direi che per ora mi fermo qua. Poi ovviamente, ragazzi, magari sarete voi così gentili da dirmi, farmi sapere se manca tanto alla fine del gioco oppure no, più o meno quanti video immaginate che possano ancora uscire, ragazzi, per questa serie. Quindi penso che la scelta più saggia per oggi, ragazzi, sia fermarci qua. Sono molto interdetta, molto perplessa, molto angosciata e preoccupata, ed era chiaro, insomma, già da un po' comunque che c'entrasse qualcosa Basil, insomma, con tutta questa triste storia. Tutto sta che Omori ha sepolto molto in profondità questa triste verità, ha sepolto in profondità la morte di sua sorella, una cosa che non ha evidentemente mai accettato, e ancor meno accettato la verità che si aggira attorno alla morte di Mari, perché effettivamente non abbiamo ancora capito come è morta e cosa c'entra Basil in tutto questo. Sono molto preoccupata per il prossimo video. Quindi, come sempre, ragazzi, aspetto un vostro parere, suggerimento qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!